Hello, boys and girls, and welcome to Suplex City, bitch! My name is Philly. I love piaci e schiaffi. Che spiace e che non ha perso. Vista spettacular! Attenzione subito, film deciderati! Mamma mia! Pupugni! Attuale! Chi va tu? Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e benvenuti ad un nuovo Best Moments del sindaco di Suplex City. Vi auguro una buona visione. Thank you.
ragazzi miei, purtroppo non abbiamo vinto, lo so. Un pareggio che ci dà abbastanza fastidio, ma almeno abbiamo dimostrato il nostro valore. Frankie, ti piace la mia nuova mossa? La conosco da poco e già la padroneggio meglio di te. Detto questo, WWE, guardatevi le spalle. Shield, la scorsa notte abbiamo fatto un grande match. Da voi mi aspettavo una prestazione del genere, ma questo posso dirlo anche per i miei. Non sapete chi siano? Bene, ve lo dico subito. Gli Young Bucks! Gli Elite hanno combattuto contro lo Shield e ne sono usciti vincitori. Ehi bastardo, dove sta Jacob? Ti ho battuto, ora dimmelo. Va bene, ti do l'indirizzo. Vai a prendere il tuo amichetto. Logan, che ci fai qui, amico? Frankie, bello rivederti. Sei qui per Chies? Troppo tardi, non è più qui. Che vuol dire? Quando sono arrivato per conto di Vince già non era qui. Quei bastardi lo hanno spostato. From my chest, right here I confess, my words they are not in vain. Since the day that she left, he just hasn't been the same. Can she be worth the pain? That just won't go. How did it end this way? There was no reason. So many things to say. Eccoci nel Raw post WrestleMania. Sentite, riguardo il pareggio tra Brock e Connor, non so che dirvi, ha spiazzato anche me. Posso dirvi solo che stiamo lavorando per decidere cosa fare. Noi...
Mi avete fatto tutti ridere. Quanti insulti ho ricevuto. Quante minacce. Beh, dovete sapere che era tutto in programma. Non ho mai tradito la WWE. Vedete quel tizio mascherato che attaccò Frankie? Pensavate fossi io, ma non lo ero. Era un sosia mandato per darmi le colpe e farci dividere. Appena abbiamo scoperto questo, abbiamo fatto tutto. Prima il mio tradimento e il progressivo passaggio alla NGW. Lì ho preso tante informazioni utili. Volete sapere tutti i membri della NGW? Sì, Austin Alexander, figlio di un cane. Ci sei anche tu. Ora vi mostro delle foto e i loro nomi. MVP, Petey Williams, Adam Cole, Alex Shelley, Austin Alexander, Batista, Bobby Lashley, Brian Cage, Cody Rhodes, EC3, Jay Briscoe, Jay Lethal, John Morrison, Kenny Omega, Matanza Cueto, Matt e Nick Jackson, Mike Bennett, Pentagon Junior, Ricochet, Scott Steiner, Suicide, Vladimir Kozlov, Will Ospreay e infine il loro capo, CM Punk. Ora posso finalmente dire di essere tornato. Sempre over the top! Bene, bene, bene. Abbiamo avuto un traditore fin dall'inizio in mezzo a noi. Ma questo non ci butta giù, anzi, ci fortifica. Quindi ho deciso, anzi, abbiamo deciso che sfideremo la WWE in un ultimo scontro, quello finale, dove si deciderà tutto. Naturalmente, se non sono così codardi da rifiutare. Ah, un'altra cosa, il traditore Alex pensa di averci smascherato tutti, ma non è così. Io non sono il capo, io sono il suo braccio destro. Dobbiamo accettare, sono stufo di loro. Alziamo l'asticella, o la va o la spacca. Bravo Alex, bravo, non ce lo aspettavamo, sai. Pensavamo di averti preso. Sei stato furbo, lo ammetto. Ho una domanda. Cosa cambia? Siamo smascherati e quindi siamo sempre più forti. Hai sentito, Punk? Un'altra sfida, la finale. Chi vincerà? Lo sapremo presto. Da te ci aspettavamo di più. Siamo delusi e feriti, ma questa rabbia è solo benzina che alimenterà il nostro fuoco. Abbiamo fame, tanta fame. Ormai sono mesi che ci facciamo la guerra. E sai perché ancora non finisce? Perché non abbiamo nulla da perdere. Non siamo nessuno, siamo scarti. Conosci la NGW? No, seguo solo la WWE. Questo è il wrestling ormai. La WWE. Il nostro obiettivo era eliminarvi. E lo è ancora. Non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare. Non so come finirà, non me ne frega. Noi sappiamo di essere superiori. Lo sappiamo. Siamo disposti a tutto per vincere questa volta. Io in primis. Ho perso con Frankie ed è stata dura. Ero scombussolato, ero stanco, pensavo di abbandonare tutto. Poi sono entrato nei nostri territori, ho guardato negli occhi i miei compagni, i miei alleati. Erano carichi ancora, delusi ma carichi. Non ci hanno mai dato nulla. Sempre di merda siamo stati lottati. Non siamo così, anche noi contiamo. Io ho bisogno di farlo. Devo poter dormire la notte sapendo di averci provato, di essere la giocata fino alla fine. Ti chiedo un ultimo scontro, l'ultimo, ma il più bello. Ho bisogno di questo incontro, so di potercela fare e farò di tutto per essere la persona trionfante. Fatemi quel che volete, sparatemi, arrestatemi, legatemi, tutto, ma non mi arrendo. Io, Austin Alexander, sfido te, Alex, in questo nostro ultimo incontro. Possa il destino essere benevolo con te. Ah, Jacob sta qui. Venitelo a prendere se ha coraggio. Accidenti. Devo trovare subito la mia auto. Sto arrivando, Austin. Ok, sono arrivato. Vediamo cosa succederà stavolta. Che diavolo di posto è? Ma questo non ha nulla da fare. Vediamo un po', va. Saliamo di qua. Io non vedo ne... Ah! Oh, ma che diavolo!
Non mi faccio vedere spesso, solo per gli annunci importanti. Ed è quello che sto per fare. NGW, noi siamo stufi di voi. Non vogliamo vedervi più. Questo è il piano. Mettiamo in gioco tutto. Tutto! Il perdente dovrà chiudere baracca. Ne rimarrà solo uno dopo il nostro scontro. E siamo sicuri che saremo noi a rimanere in piedi, come abbiamo sempre fatto dopo ogni sfida. Salve a tutti. Abbiamo sentito la sfida lanciata da Vince e l'accettiamo. Inoltre annuncio pure la mia partecipazione a questo evento. Bene, bene, bene. Hai fatto un ottimo match, Seth. Ora però veniamo al punto. Vedi, ci siamo divertiti così tanto a lottare contro di voi che vogliamo un altro match. E vedi, potrebbe essere l'ultimo, perché il perdente del match dividerà la fazione. Quindi al pay per view faremo un altro match fra me, Nick e Matt contro te, Dean Ambrose e Roman Reigns. Tra pochi giorni ci sarà il Devasto. In quanto Never Loser non temo nessuno, voglio partecipare anche io e aiutare WWE a vincere. La NGW può mandare chiunque, io batterò tutti come feci con Austin Alexander. Frankie, hai ragione. Sei forte. Nessuno della NGW può batterti. Tranne me! Cosa?